Importantissima per l'arredamento moderno è la ceramica con i suoi vari multicolori prodotti. Ancora la lavorazione dei numerosi oggetti movimentatissimi e sempre nuovi nelle infinite forme non è affidata almeno in generale alla grande industria, bensì all'ingegno di artigiani che spesso possono giustamente essere chiamati artisti. In questo bianco quartiere, limpido, dinamico, razionale nelle sue strutture architettoniche, è giusto che viva giornate intense di lavoro una di queste botteghe d'arte. Tutto è semplice qua dentro. Un professore a dirigere i lavori e non molti allievi che allo studio attento alternano la produzione, anche se per ora ad essi sono affidati pezzi di minore importanza. Si lavora serenamente, in un silenzio religioso, quasi a non voler turbare l'atmosfera pacata nella quale l'estro e l'ingegno si generano e vivono. Poche persone, pochi attrezzi rudimentali con aspetti primitivi, che non hanno sentito il bisogno della sostituzione di grosse macchine rumorose. L'uomo solo con la sua geniale inventiva è ancora in questo lavoro l'unico responsabile. Il creatore. Precise le fasi attraverso le quali è passato il prodotto per la sua composizione. Impastatura dell'argilla,
lavorazione a mano o sul tornio, essiccazione, prima cottura in forno, estrazione e pittura, imbrinamento con polvere cristallina, sostanza assolutamente incolore e trasparente, che serve solo a ravvivare i colori e dar loro la lucentezza necessaria. La piccola festa nella bottega è al momento della sfornatura definitiva. Professore e allievi riuniti in una stessa ansia gioiosa attendono il risultato delle loro fatiche. Artigiani semplici, modesti, in apparenza antichi nel ripetere i gesti di sempre, eppure così penetrati nelle moderne necessità da rendere il loro lavoro indispensabile ormai alla vita dell'uomo di oggi.